Ciao a tutti e bentornati a Criminalmente Criminale. In studio Roberto e Francesca. Questa settimana tratteremo di un argomento molto delicato, per cui vi invitiamo a commentare con il giusto rispetto verso un argomento così importante. Oggi l'argomento è il maltrattamento e l'abuso all'infanzia. Per capire la differenza tra il maltrattamento e l'abuso, bisogna innanzitutto definire a cosa ci riferiamo quando parliamo di maltrattamento e a cosa ci riferiamo quando parliamo di abuso. Il maltrattamento è un insieme di atti e di carenze che turbano gravemente il bambino, attentando alla sua integrità corporea e al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale. Quando parliamo di abuso sessuale, invece, ci riferiamo a un insieme di pratiche a sfondo sessuale o erotico, possono essere manifeste o latenti, a cui vengono sottoposti bambini non consapevoli di ciò che subiscono e delle proprie azioni, perciò non in grado di scegliere a causa della loro immaturità e a causa della loro dipendenza dagli adulti. Bene, quindi il maltrattamento, abbiamo visto che può essere fisico, ma non meno grave è il maltrattamento di natura psicologica. Questo si può manifestare con comportamenti di grave negligenza nei confronti del bambino, come ad esempio quando non si provvede ai suoi bisogni fisici o psichici, o anche in modo totalmente opposto, cioè con un'eccessiva cura del bambino rispetto al proprio momento evolutivo. L'abuso sessuale invece viene categorizzato in tre diverse forme: c'è quello intrafamiliare, quindi all'interno della famiglia, quello extrafamiliare e lo sfruttamento sessuale, cioè lo sfruttamento fatto per ottenere un compenso nello sfruttare sessualmente il bambino. Il primo caso rappresenta la quasi totalità dei casi, cioè il 92% di tutte le situazioni a rischio, e quindi nella quasi totalità sono i parenti prossimi del bambino a compiere reati che possono essere, insomma, incesto, molestia, stupro, pedofilia e via discorrendo, insomma. In particolare all'interno della famiglia, nel 95% dei casi, quindi nella quasi totalità dei casi, il padre è il genitore abusante. Spesso questi comportamenti possono essere anche riconducibili a delle patologie psichiatriche o psicologiche che hanno i soggetti. Però la dottoressa Merzagora, una delle massime esperte italiane in questo ambito, propone una classificazione con quattro categorie di padre abusante. Il padre psicotico, che non ha necessariamente una patologia conclamata, poi il padre padrone, i cui figli sono una proprietà del genitore, il padre endogamico, che considera la figlia come un'alternativa rispetto alla moglie, e il padre razionalizzatore, che ovvero giustifica in modo razionale l'incesto. Se il padre, abbiamo detto, che occupa il 95% della totalità degli abusi in famiglia, c'è anche la madre, che può essere una madre abusante. È un evento molto raro, ma non del tutto assente. In questo caso l'abuso sessuale è quasi escluso del tutto. Solitamente, infatti, c'è la presenza di un abuso di tipo fisico, di tipo punitivo. Molto spesso le madri abusanti hanno subito a loro volta degli abusi quando erano più piccole e quindi non sono riuscite a sviluppare un senso di protezione verso i propri figli. Ok, cerchiamo quindi di passare al dato, anzi ai dati. È sempre giusto che voi ascoltatori vi facciate un'idea di quanto sia importante la situazione relativa al maltrattamento e all'abuso all'infanzia. Importante, quando diciamo importante, parliamo da un punto di vista quantitativo, perché dal punto di vista qualitativo anche un solo singolo caso meriterebbe tutta l'attenzione possibile. I dati ce li fornisce l'autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza. Qui è il caso che li leggiamo in modo da non fare errori e vi diamo i dati esatti, diciamo. Allora, 457.453 sono i minori presi in carico dai servizi sociali. Di questi, 91.272 sono i minorenni presi in carico per maltrattamento, che è quasi l'1% della popolazione minorile italiana.
per avere una valutazione diciamo, più comprensibile, possiamo dire che su 1000 minori presi in carico, circa 200 vengono presi in carico per maltrattamento. Poi, andando avanti, 3.828 bambini in Italia sono vittime di abuso sessuale, 6.272 invece sono vittime di maltrattamento fisico e ben 12.545 sono le vittime di maltrattamento psicologico. La percentuale più alta è quella relativa alla trascuratezza materiale e affettiva, che coinvolge circa 43.000 tra bambini e adolescenti. E l'Italia ha un indice di prevalenza inferiore rispetto ad altri paesi come possono essere Stati Uniti, Canada e Regno Unito, e i dati sull'abuso sessuale sono di molto inferiori se li mettiamo in relazione agli Stati Uniti e all'Australia, che è il paese che possiede il numero più alto di abusi sessuali, in percentuale ovviamente. All'interno del documento si conclude che, e cito, questi risultati in ordine al genere e alla cittadinanza impongono una riflessione approfondita sulla necessità di un intervento incisivo, di portata anche culturale, sugli autori del maltrattamento. È indispensabile prevenire ogni forma di violenza contro tutte le persone di minore età, ma utilizzando strategie ancora più mirate alla riduzione dei fattori di rischio delle fasce più vulnerabili, le bambine e gli adolescenti e i minorenni di origine straniera. Noi ovviamente non possiamo che essere d'accordo con questa analisi e aggiungiamo una provocazione su una battaglia che i giuristi portano avanti da molti anni. Sarebbe necessario il Tribunale della Famiglia che si occupi di diritto di famiglia, che abbia dei professionisti specializzati in quest'ambito. Questo è un impegno che però deve assumersi il nostro Parlamento, non per altro, perché ci sono tantissimi avvocati, tantissimi magistrati e altri professionisti del settore come psicologi, psichiatri, pedagogisti, educatori che sono preparati in questo ambito, in questa materia, ma molti di questi si occupano di altre cose, fanno tutt'altro, magari fanno anche cose che non sono di loro competenza. Una svolta di questo tipo può essere molto utile anche in fase preventiva e soprattutto permetterebbe ai tribunali ordinari di alleggerire un carico abnorme nelle questioni di questo tipo. Ed ora Roberto ci introduce i fatti della settimana. Allora, anche questa settimana ci occupiamo del macabro omicidio con decapitazione avvenuto nelle campagne di Lumarzo in provincia di Genova. I nuovi sviluppi sulle telecamere di sorveglianza indicano che il nipote della vittima è stato visto allontanarsi con una busta, anche se il legale dell'accusato ha chiesto di svolgere ulteriori accertamenti, perché se le telecamere hanno inquadrato solo loro due, questo non va ad escludere che ci fosse una terza persona o che ci potessero essere altre persone. Per quanto riguarda invece l'esame sui coltelli sequestrati nell'abitazione del nipote di Crocco, c'è ancora un'attesa per quanto riguarda appunto la ricezione dei risultati. Mentre l'autopsia ha collocato la morte della vittima tra le 7 e le 9.30 del mattino. La figlia di Albano Crocco chiede che venga ritrovata la testa del padre per concedergli una degna sepoltura. Inoltre la donna ha riferito anche di una lite avvenuta 5 anni prima, senza però dare troppa importanza a questo evento. Continueremo comunque a seguire questa vicenda. Martedì 25 ottobre alle ore 19 alla libreria Teatro Tron a Roma verrà presentato il libro dell'autrice Francina Riosa dal titolo Il lato oscuro del Brasile. La libreria si trova in via Federico Nensen 14. Anche senza una presentazione ufficiale vi segnaliamo due libri molto interessanti dal titolo Il tatuatore e Brandelli d'anima, scritti entrambi da Simone Turri e da Daniela Mecca. Il primo è un thriller psicologico, mentre il secondo si colloca nell'ambito dei thriller drammatici. E anche oggi l'appuntamento con gli articoli di questa settimana di PsychonDesk. Il sito, come sempre, è psychondesk.it e questa settimana abbiamo tre articoli davvero molto interessanti. Allora, il primo è l'articolo di Adriano Cacciola dal titolo Un giorno il cervello si fece coscienza. È un articolo sulle neuroscienze in cui sentirete parlare del paradigma di Libet. Se non sapete cos'è, vi consiglio di leggere l'articolo come ho fatto io, visto che non sapevo di cosa si trattasse, insomma.
Un altro articolo è Una società capovolta, amore e famiglia secondo i Moso, un articolo di Paola De Frenza sul gruppo etnico dei Moso, stanziati nel sud-ovest della Cina. E infine l'articolo di Liliana D'Assisti, il manager della sostenibilità, sondaggio sul profilo psicologico di una nuova figura professionale. Già dal titolo si può capire di cosa tratta, come direbbero le recensioni su Amazon, 5 stelle per questo articolo. Il consiglio naturalmente è lo stesso della settimana scorsa: condividete, commentate, interagite con gli autori degli articoli. E noi vi diamo l'appuntamento per domenica prossima, in cui l'argomento della settimana saranno i metodi di indagine in criminologia. Un saluto da Roberto e Francesca.